Museo Nazionale. 100 opere d'arte della storia d'Italia. Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Nel nostro secondo giorno di apertura riceviamo, dopo lo straordinario Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini e tutte le opere lapide che gli stavano intorno, un'opera assai diversa, lo Stornello Toscano di Silvestro Lega, capolavoro macchiaiolo che viene dal Museo di Palazzo Pitti, dalla Galleria d'Arte Moderna che si trova nella parte alta del palazzo, museo che ha la peculiarità di poter offrire agli spettatori, come ben racconta lo storico dell'arte Carlo Sisi, massimo esperto dei territori della pittura ottocentesca italiana e già curatore in anni passati della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, potendo semplicemente affacciarsi dalle finestre per poter vedere quella campagna toscana di cui lo Stornello di Silvestro Lega dà una celebrazione assai particolare. Stornello che di per sé porta un mondo di affetti che Sisi perfettamente illustra, che è quello chiuso del salotto, dove le signorine, legate da una vita assai complicata, specialmente quella al pianoforte, a cui il pittore fu votato da amore destinato a infelicità massima perché scomparve in giovane età, signorine quindi che stavano nei salotti cantando stornelli rivisitati da compositori del momento a partire dalle musiche folcloristiche per attrarre visitatori, esporsi a possibili coniugi e matrimoni e farsi notare nella loro brillantezza, perché le signorine delle famiglie bene erano perfettamente tenute a saper suonare magnificamente il pianoforte nei momenti in cui nel salotto si davano ricevimenti. Un mondo chiuso, un mondo che gioca anche con l'arte del Quattrocento che tanto i macchiaioli amavano, un mondo che raffigura eventi quotidiani dando loro un'importanza particolare, dando loro un risalto, uno smalto, una bellezza che è notevolissima. Intorno, mentre nei salotti con le tendine e con le cortine di pesante velluto rosso si tengono ricevimenti, c'è l'eco dell'Arno, celebrato da una musica famosa del flautista Ciardi, che di lontananza fa sentire come, malgrado si ritenga che tutto sia sicuro e perfetto dentro il mondo familiare, fuori la vita scorre, anche con violenza. Ci sono le rivoluzioni, si fa l'Italia unita, Firenze diventa capitale. Tutto perfettamente visibile dentro il microcosmo che lo Stornello Toscano di Silvestro Lega vuole rappresentare. Insomma, dentro un'opera ci sta un intero mondo e nessuno più di Carlo Sisi, massimo esperto della pittura dell'Ottocento italiana, può raccontarci quello che è sullo spartito che le tre signorine eseguono e tutto quello che ci sta intorno, la campagna che si intravede, la storia d'amore tra il pittore infelicissimo e la sua amata destinata a morir presto e mille altre meraviglie che fanno di questo quadro come un film da immaginare. Silvestro Lega, Il canto di uno stornello, 1867, olio su tela, 158 cm per 98, Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. La Galleria d'Arte Moderna di Firenze, collocata all'ultimo piano di Palazzo Pitti, offre innanzitutto una veduta straordinaria sulla città di Firenze, una città che ha un singolare rapporto con la campagna circostante. Credo non ci siano città da cui facilmente si raggiunge un luogo suggestivo, riposante, verde, la campagna appunto. Nel transitare per le sale, dove le stoffe, l'alternativa dei colori aiutano ulteriormente ad una sorta di trasfigurazione sensibile lirica delle immagini artistiche che si incontrano via via, si incontrerà appunto un capolavoro
Il canto di uno stornello di Silvestro Lega, che in una sala raccoglie intorno a sé le opere di una civiltà che fu sensibilissima, quella della metà e della seconda metà dell'Ottocento, ai temi dell'intimità, degli interni confortati, di tutta quella cultura che alla fine di un mondo, quello della Restaurazione, quello della Firenze lorenese, convogliava nelle case, nei rapporti sensibilissimi tra la città e la campagna, come dicevo prima, sentimenti, musiche, dialoghi, elementi letterari, elementi paesistici, insomma, tutto un universo che la cultura di Macchiaioli volle esprimere in forte antagonismo con le novità che la città sabauda, la città che si stava trasformando, avrebbe apportato a un tessuto così sensibile e così poetico. Devo dire che la scelta del quadro viene proprio spontaneamente oggi, tempi quelli di oggi in cui siamo sensibilissimi a questa difficoltà del vivere, a questa necessità di trovare un centro tranquillo all'interno delle nostre case, della nostra civiltà del sapere e del vedere, nei confronti di una precipitoso coinvolgimento della realtà esterna che a volte ci frastorna, a volte ci porta fuori di noi stessi. Quindi la scelta di questo quadro per me è la scelta di una sorta di icona di pensiero, un luogo trasversale, un tappeto volante di identificazioni, di messe a fuoco di una civiltà passata, postuma, ma che ha, come dire, dei semi di possibilità di meditazione anche attraverso l'idea che un pittore come Silvestro Lega, che stava nella compagine di giovani rivoluzionari, i Macchiaioli, lui e i Macchiaioli avevano tradotto in forme modernissime un linguaggio che aveva al suo tempo le stigmate di un riferimento forte alla pittura del Quattrocento, ma che quegli artisti seppero trasformare in linguaggio formale moderno. Il quadro ha una dimensione da pala d'altare, una vera e propria pala d'altare laica. I protagonisti sono tre fanciulle, una, quella che suona al pianoforte, Virginia Batelli, è la donna che Silvestro Lega ha amato perdutamente, come in un romanzo del tempo muore di tisi, lasciando il pittore in una perdutissima malinconia. Sta al pianoforte, lei era anche maestra di musica, ed è la figlia di un grande protagonista marginale della cultura toscana, Spirito Batelli, uomo di partecipazione ideologica molto spiccata. Siamo nel clima del 48, siamo in una, come dire, in una scia di pensieri e di tensioni che avevano maturato l'indipendenza italiana, siamo quindi in una casa democratica, in una casa progressista. La ragazza, la donna, cioè, perché era quasi trentenne, sta suonando il pianoforte mentre le sorelle Bandini, Maria e Isolina la seguono. Una canta, l'altra porta la mano al mento, attenta a leggere lo spartito. Il tutto è irrorato da una luce meridiana, la campagna toscana la si scorge sullo sfondo, una luce d'estate, e questo si riflette anche sui bellissimi abiti di taffetà, abiti segnalati con una precisione sentimentale, la camicetta di una delle sorelle in piedi ha una trasparenza quasi di prisma, quasi di cristallo di rocca, sono un po' gli elementi luminosi che i Macchiaioli captavano nella realtà e trasformavano in sintesi poetica. Loro si ritrovano nella stanza della villa Batelli e stanno cantando uno stornello. Il quadro si chiama infatti Il canto di uno stornello, così venne presentato alla promotrice del 1867, la data in cui viene dipinto il quadro, ed è una data cruciale.
è la data in cui il Caffè Michelangelo, che era stato l'incubatore di tutti i pensieri e di tutti gli sviluppi progressisti dei giovani macchiaioli, stava chiudendo i battenti per esaurimento anche di tensione sperimentale, ma è anche l'anno cruciale per la civiltà toscana, perché segna la demolizione delle mura medievali di Firenze e quindi la violazione di un anello, di un talismano di sicurezza che aveva garantito la pace della Firenze lorenese e che aveva portato questi giovani che in quella cultura lorenese avevano maturato la loro esperienza progressista a rinunciare ad un rapporto, loro dicevano, con i francesi, perché in fondo i piemontesi arrivavano con delle caratteristiche molto transalpine, appunto rifiutare quel rapporto con i francesi per ritirarsi in una campagna che li avrebbe, aiutati a superare lo shock di questa città che stava diventando la città alla francese, la città di Haussmann, perché Giovanni Poggi, l'architetto, si ispirava a quella struttura urbanistica per fare diventare metropoli una città che aveva caratteristiche ancora prettamente medievali e rinascimentali, e una città quindi che non poteva più accogliere quella dimensione lirica che era stata caratteristica dei macchiaioli. Silvestro Lega è colui che segna un punto di riferimento e di forza per questo esodo. Un esodo che coinvolge una serie di amici, di artisti che volevano condividere con lui questa esperienza non coerente con le volontà innovative dei piemontesi, appunto, e quindi della corte sabauda che si stava instaurando a Palazzo Pitti, e con lui escono da questo cerchio magico della città verso la campagna, che diventa quindi un polo innovativo e sperimentale, un manipolo di pittori che troverà all'interno di questo enclave campagnolo una possibilità di espressione che metterà a fuoco soprattutto i temi della pittura di genere, i temi della scena intima, i temi di una campagna armoniosamente coltivata, ecco, sullo sfondo l'impareggiabile quinta arborea e montana della collina di Fiesole. Uno scenario che, come si può capire, si riflette indirettamente nella stanza delle nostre giovani ragazze intente a cantare uno stornello. Si sente, come dicevo, dalla finestra arrivare la luce della campagna, una luce meridiana, dicevo, forse il rumore delle cicale, i rumori naturalmente assolutamente attutiti in una campagna che assorbiva naturalmente il lavoro e la fatica dei campi, ma anche il quieto ritmo della vita borghese che il canto dello stornello sottolinea in maniera assolutamente magistrale. Abiti eleganti e funzionali, arredamenti perfettamente confortati, il suono del pianoforte. Le volte che arriva un quadro nuovo, il problema è sempre la luce giusta per collocarlo. E io ho sempre pensato a un'altra parete rispetto a quella che è più adeguata, anche perché i quadri sono legati alle pareti dove sono stati esposti negli altri musei, e tutte le volte che vengono spostati hanno come una reazione istintiva violentissima nei confronti della nuova parete su cui vengono collocati, se non è esattamente quella che vorrebbero. Ne parlo con il professor Zisi prendendo un caffè, ma il fatto è che, parlando insieme, egli stesso dice come proprio queste opere dell'Ottocento, che raccontano una società di conversazione, un mondo chiuso, un mondo che sta dentro stanze, un mondo fatto sostanzialmente di gruppi di famiglia in un interno, per raccontare di un famoso film di Luchino Visconti di tanti anni fa, hanno bisogno esattamente di una luce calda e di una atmosfera quieta, quella stessa che permette lentamente di vedere dentro una rappresentazione che sembra così tranquilla molti fatti che vi accadono. Ecco, nello stornello
La luce che abbiamo scelto è quella esatta di un salotto borghese che non può avere, forse, quegli stessi soffitti altissimi che all'epoca si amavano per stare in stanze dove si respirasse ampiamente e con facilità, ma che almeno abbia la luce esatta che gli dà l'idea di poter essere un'opera che una persona si può vedere tutti i giorni nella propria casa, frequentandola quotidianamente, ogni giorno forse scoprendoci qualcosa di nuovo. Messa in questa luce, l'opera svela proprio quello che il professor Sisi da sempre afferma, che dentro ci sta il 400, oltre alle vite personali della modella e del pittore, ci sta anche l'arte di Piero della Francesca su cui i macchiaioli ossessivamente pensavano. E mentre si ascoltava uno stornello a Piacentina, in periferia, andando verso la campagna, dove i pittori andavano per ritrarre le bellezze locali e per far paesaggi che in qualche modo volevano occhieggiare a quelli che si facevano a Parigi, l'idea era esattamente quella su quale parete il quadro sarebbe andato a finire. Insomma, è tutta una storia di tinteggiature e le tinte devono essere calde. Ci piace il beige, ci piace l'Havana, ci piace al limite quel giallino chiaro che c'è in certi quadri di Piero della Francesca. Ma certe tappezzerie che invece a Palazzo Pitti mettevano i Savoia, certi verdi squillanti, certi rosso bordeaux che venivano diretti dalla corte di Francia, non ci vanno tanto bene. L'opera dialoga in un mondo che è un mondo di casa e quel mondo di casa noi lo riproduciamo nel nostro museo. Ma insomma, infine, quello che conta è che lo spettatore possa esattamente cogliere quanto e come il pittore abbia saputo mettere il grande nel piccolo, inquadrare tutto un mondo in una sua propria personale vicenda. Lo stornello è un tema incredibilmente progressista, perché quando i giovani che rifuggono dall'Accademia scelgono di riunirsi in un luogo assolutamente anticonformista come il Caffè Michelangelo, che era a pochi passi dalla ufficiale scuola da cui loro peraltro uscivano, non soltanto facevano polemiche sul concetto di verità, sul rapporto coi maestri, su tutto quello che era anti-autoritario, ma discutevano appunto del principio di verità, grazie anche alla presenza di alcuni pittori napoletani di gran grido come Domenico Morelli, aspiravano al viaggio a Parigi per vedere i salon dove si sentiva parlare del ton gris utilizzato e visto nei quadri dei pittori di Barbizon, ma anche si recuperavano, e questo proprio in polemica con la cultura ufficiale, tutti gli elementi che erano popolari, che erano, come dire, sorgivi, che erano matrici importanti di una cultura autoctona che non aveva nulla a che fare con le strutture convenzionali dell'insegnamento accademico. Ebbene, guardando lo spartito che è sul pianoforte, è stato possibile proprio identificare una sequenza musicale di una partitura, come si diceva, a mo di stornello, che erano rivisitazioni colte di canti popolari che erano state care a Verdi, a Rossini, a Donizetti, e che proprio a Firenze avevano avuto un protagonista in Luigi Gordigiani, un autore di romanze popolari di grande diffusione, il quale nel 1836 aveva pubblicato una raccolta di canti popolari toscani e quindi era diventato nel contesto uno dei più celebrati compositori di quel genere. Qualcuno ha pensato, e devo dire anche con una sua coerenza, devo dire giustamente, che le ragazze eseguano e cantino un canto a sfondo patriottico nella tradizione dei versi ispirati a vicende risorgimentali che circolavano proprio nelle case borghesi di Giusfredi, di Dall'Ongaro, ossia quei temi ricavati dalla cultura popolare anche del romanzo succedaneo alla Fortuna dei Promessi Sposi e che introduceva in questi nidi di rifugio sentimentale e autobiografico dei temi che proprio anche la pittura contemporaneamente stava trattando. La luce
è un elemento unitario, invade la stanza, filtra attraverso le tende, filtra attraverso la bellissima camicetta che ho citato di una delle ragazze Bandini, e viene fuori una sorta di tavola d'altare, come dicevo, di pala d'altare, dove le ragazze assumono un atteggiamento talmente solenne da ricordare pittori del Quattrocento come Piero della Francesca. E questo lo dico non per una facile analogia. Il pensiero delle dame che accompagnano la regina di Saba negli affreschi di Arezzo è assolutamente sovrapponibile alla plomb incredibile della prima figura del quadro, quella in piedi che porta la mano al mento. Una trasparenza di luce, una sintesi di forma e colore, come avrebbe detto Longhi relativamente alla pittura di Piero della Francesca, e un pensiero che ci riporta alla fortuna che questo quadro, Il canto di uno stornello, ebbe negli anni 20 del Novecento. E qui c'è un interessantissimo link tra l'attenzione che i macchiaioli hanno nei confronti della pittura del Quattrocento e quanto ad esempio Carrà dice della pittura di Piero della Francesca, di questo stesso quadro, e soprattutto il fatto che contemporaneamente, proprio negli anni 20, Felice Casorati recuperava in pieno, nei suoi stupendi ritratti, come quello di Silvana Cenni, la sintesi di forma e colore proclamata nel famoso libro Piero della Francesca di Longhi, che dette proprio il via ad un recupero in clima di ritorno all'ordine di quel grande maestro quattrocentesco. Perché i macchiaioli e il Quattrocento? Questo è stato un tema trattato in una bella mostra a Forlì, dove le opere di Lega venivano affiancate in maniera magistrale con prototipi quattrocenteschi. Dietro l'operazione non c'è soltanto una volontà di recupero formale, c'è soprattutto un principio che oserei dire spericolatamente ideologico. Firenze cambia natura. Firenze è una città che, come dicevo, sta diventando una metropoli, sta diventando una sorta di piccola Parigi con i suoi boulevard, con le sue grandi piazze, piazze dove tra l'altro quelle di Indipendenza abitavano i Bellelli, gli zii di Degas, il quale da Roma veniva spesso a trovarli, e proprio in una di quelle case Cristiano Banti in visita vide uno stupendo abbozzo fatto, dice lui, di bianchi e di neri come un quadro di Van Dyck. Era probabilmente l'abbozzo del celebre quadro di Degas, La famiglia Bellelli. Dall'altro, la città appunto che cambia aveva spinto, abbiamo detto, i macchiaioli in campagna, ma in questa rinuncia della modernità, diciamo così, i giovani fiorentini vedono, come dire, una via d'uscita, una via di antagonistica a quel rifiuto. Il recupero polemico della matrice fondamentale della cultura toscana, il primato del disegno della pittura quattrocentesca. Ed ecco allora la loro passione per le tavolette, che sembrano quasi frammenti di predella di una pala quattrocentesca. Ed ecco quindi non soltanto la passione per Benozzo Gozzoli, per Beato Angelico, ma anche per Piero della Francesca. E proprio questi pittori, nelle loro annunciazioni, nelle loro figure di santi, dentro storie di carattere domestico, avevano proprio colto al loro tempo il significato della pittura di genere, le tovaglie delle ultime cene perfettamente assimilate al punto Assisi, con sul desco le porcellane, i vetri, le maioliche che si potevano riscontrare nella vita contemporanea, le stanze descritte perfettamente con la luce che filtra dalle finestrine e così via delle annunciazioni. Ecco, tutto questo diviene una matrice di recupero identitario di questi artisti che trasferiscono nel mondo moderno, nel loro mondo contemporaneo, gli stilemi, i significati, il profondo, intimo candaglio nei temi appunto della vita quotidiana. E quindi devo dire che Il canto di uno stornello ci aiuta a comprendere questo percorso, ci aiuta innanzitutto per la messa a fuoco di questo elemento di intimità e di pace che identifica il gruppo delle nostre ragazze, lo mette a fuoco attraverso la luce, come dicevo, che filtra
come elemento unitario attraverso proprio la polemica sul tema del vero che Macchiaioli discutevano all'interno del Caffè Michelangelo. Il canto di uno stornello è quindi una sintesi molto significativa e monumentale di una vicenda personale, quella di Silvestro Lega, ma anche di una vicenda che coinvolge Lega all'interno di un luogo, ossia il Caffè Michelangelo. Che cos'era il Caffè Michelangelo? Il Caffè Michelangelo era un caffè di tipo francese, probabilmente la lettura della vita di Bohème era stata un prodromo importantissimo per la confezione di un luogo, queste due stanze affrescate dagli stessi artisti che le frequentavano, un luogo appunto che non aveva nulla a che fare con le abitudini nostrane, ma che aveva proprio un gusto transalpino di accoglienza e di, come dire, manifestazione della propria identità. Un luogo, abbiamo detto, che raccoglieva giovani fuoriusciti dall'Accademia in maniera polemica, dove si cantavano stornelli, dove si facevano caricature. Lì a grande successo un caricaturista che si chiama Tricca, che fece le silhouette più singolari di tutti i frequentatori del caffè, che avranno una loro consacrazione in un grande disegno di Adriano Ceccioni, e un luogo dove il transito internazionale era all'ordine del giorno. Persino Manet passa all'interno del Caffè Michelangelo, persino Degas, che ho detto a Firenze compone, se non altro in grande abbozzo, il suo quadro principale per quanto riguarda la sua attività giovanile, appunto la famiglia Bellelli. All'interno di questa compagine giovanile la figura di Silvestro Lega è quella forse più umbratile, quella che proprio per un carattere introverso dell'artista trova sì una posizione di riferimento, ma trova soprattutto un impulso per ragionare sul concetto di verità, che era l'elemento di novità del momento nei confronti della pittura di storia romantica, ma trova anche, come dire, un approdo di carattere politico, perché Silvestro Lega era un fervente mazziniano, addirittura parteciperà come altri componenti del Caffè Michelangelo al battaglione accademico che andrà a combattere nella prima guerra di indipendenza. È colui che Lega nel 1872 si recherà a Pisa a rendere omaggio alla salma di Giuseppe Mazzini. Un momento di grande commozione da parte dell'artista che trasferirà a noi altrettanta commozione quando in quell'anno dipingerà appunto gli ultimi momenti di Giuseppe Mazzini. Uomo quindi militante, ho già detto uomo introverso, sfiora il Caffè Michelangelo e trova proprio nella campagna di Piacentina, nella casa dei Batelli, un rifugio non soltanto di sicurezza ma anche sentimentale. Lega sarà sempre molto povero, uomo di percettibilissima sensibilità, avrà, come dire, un decorso biografico malinconico, perché nella sua età anziana diventerà cieco, una povertà che sarà consacrata da un bellissimo ritratto di Vittorio Corcos che lo rappresenta ancora elegante in un suo abito sdrucito e con l'unico guanto che passava da una mano all'altra a seconda delle necessità. Un uomo che trovava proprio nel mondo femminile, qui il richiamo al canto di uno stornello è ancora necessario, è uno scenario perfettamente in sintonia con la sensibilità non soltanto artistica del nostro protagonista, appunto di Silvestro Lega, perché quello che cercava Lega era un nido femminile, un nido materno, un nido protettivo. E nell'innamoramento di lui con Virginia Batelli, la ragazza che suona al pianoforte, Lega troverà forse uno degli appigli più sicuri nel corso della sua vita, appiglio che durerà lo spazio di un mattino, perché Virginia, proprio come nei romanzi romantici della metà dell'Ottocento, morirà di lì a poco di tisi. Quando nel 1867 il quadro viene presentato al pubblico,
Diego Martelli, il mentore, il critico dei Macchiaioli, colui che li invita a dipingere al mare a Castiglioncello, colui che negli anni 70 si trasferirà come giornalista a Parigi per le prime mostre degli impressionisti, nel 1867 nei suoi interventi critici nota infatti come i richiami al 400 emergessero proprio nell'opera, nel Canto di uno stornello, nelle belle qualità di contorno, e questo è il primato del disegno toscano, quindi la capacità di dare alle forme un perfetto disegno, ma senza, dice, ostentazione di imitazioni volute a ogni costo, e quindi la sintonia con il primato del disegno quattrocentesco toscano senza però imitazione. Più tardi, negli anni 90, Telemaco Signorini, che guarderà con molto interesse all'opera di Silvestro Lega, sottolineava la fedeltà del pittore, e cito, al suo programma di produrre un'arte dove la sincerità di interpretazione del vero reale dovesse, senza plagio preraffaellista, ritornare ai nostri grandi quattrocentisti e continuare la sana tradizione non più col sentimento divino di quel tempo, ma col sentimento umano dell'epoca nostra. Il sentimento umano dell'epoca nostra è la celebrazione cosciente di una contemporaneità che, tradotta in forme nobilissime, in questo caso mediate dal 400, dava all'uomo e alla donna moderne la dignità e l'altezza di un eroe. È un eroismo domestico, è un eroismo che tocca corde interdisciplinari, l'abbiamo detto finora, ed è quello che praticamente in Francia proclamava Baudelaire quando diceva che gli artisti avevano un compito molto importante: di dipingere le scarpe di coppale, le redingote, le tube, cioè gli allestimenti e gli abbigliamenti moderni, e che coloro che venivano rappresentati con quegli abili dovevano essere paragonabili agli eroi dell'antichità. Cioè ci voleva, come dire, una capacità di trasferire la vita moderna nell'alveo dell'arte, dando alla modernità un valore prioritario, cioè trasferire il senso di eroismo artistico anche nell'abito contemporaneo. E allora il percorso che ho appunto voluto proporre scegliendo questo quadro è proprio l'idea di una trasversalità, in questo caso ottocentesca, che ha convogliato all'interno di un dipinto la pittura che veniva definita allora di genere, anche in maniera piuttosto dispregiativa, perché in fondo la pittura di genere era quella più legata alle passioni di una quieta borghesia. Una pittura di genere che tocca sentimenti alti. Le ragazze rappresentate cantano lo stornello e sullo sfondo sentiamo, come dire, la rinascita popolare che veniva celebrata all'interno del Caffè Michelangelo come antagonista del canone accademico. Abbiamo parlato di un paesaggio che dialoga direttamente con l'intimità domestica, un paesaggio che circonda la città che stava divenendo moderna, stava divenendo una città metropolitana, e che quindi respinge i poeti ancora vivaci della tradizione romantica verso una nuova modernità. Vanno in campagna Lega e Macchiaioli alla ricerca di una vita che loro sanno trasfigurare, chiamando in causa la matrice quattrocentesca che era stata proprio l'elemento identitario della cultura toscana. Quindi un cammino, diciamo così, ideologico, che ha anche alle spalle una militanza di carattere politico, la partecipazione alle guerre risorgimentali, ma anche la volontà di essere moderni nel momento in cui la trasfigurazione del dato oggettivo e quotidiano si nobilita attraverso la mediazione dell'antico, inteso però come medium di carattere moderno e contemporaneo. La possibilità quindi di leggere in un quadro come questo icona moderna di un pensiero antico, così si potrebbe definire, un capitolo importantissimo all'altezza di una data, al 1867, che, se vogliamo contestualizzare, come si dice,
ha sullo sfondo capovolgimenti di grande rilevanza a livello europeo. Ho già detto che i nostri toscani vanno negli anni 50 a Parigi per vedere nei salon i quadri di paesaggio di Barbizon, ma si incontrano di lì a poco con un protagonista del concetto del vero, della realtà, cioè con i quadri di Gustave Courbet. E devo dire che di fronte alla tenerezza con cui Silvestro Lega rappresenta le signorine nella stanza del Canto di uno stornello e di lì a poco le rappresenta ancora sempre nell'aia della Villa Batelli a Piacentina mentre danno l'elemosina ad una giovane mendicante che si indugia nell'aia dove le ragazze stanno prendendo il sole con i loro ombrellini, oppure in un altro celebre quadro che può essere il pandan quasi del Canto di uno stornello, ossia un dopo pranzo con le signorine che prendono il caffè sotto il pergolato d'uva, o ancora la visita, quel quadro enigmatico di Lega dove figure in abiti vedovili si incontrano sullo sfondo di una campagna invernale sull'aia appunto di una casa colonica, ecco, dove quindi questa dimensione squisitamente toscana di una realtà osservata e abbiamo detto mediata da un punto di vista formale dalla nobiltà della pittura quattrocentesca trova come ridondanza europea un principio di verità sconcertante che porta invece la pittura di un genere, questa volta altissimo, alle soglie di quello che i contemporanei chiamavano l'umano poliedro, ossia laddove la cultura toscana, coraggiosamente liberata dai canoni dell'Accademia e della pittura di storia, si apriva, dico con coraggio specifico, legato naturalmente ad una temperatura media come era quella della politica e della vita civica toscana del tempo, si affaccia ad una visione del quotidiano, della realtà, la percezione anche di certi problemi sociali però ancora integrati in una sorta di convenzione borghese a cui si poteva accedere senza dover toccare argomenti di carattere sociale scottante. In Francia invece questo avvicinarsi alla realtà in assoluto parallelo temporale voleva dire invece scoprire che cosa? Il ventre di Parigi, una realtà che non aveva più mediazioni e si diceva appunto la realtà qual ella era. E proprio di lì a poco le fotografie di Nadar metteranno a fuoco delle verità psicologiche e introverse che appunto scalzeranno completamente quello che si chiamava qui in Toscana il prescritto circolo dei sentimenti e le convenzioni sociali verso una visione analitica, positivista, poliedrica, impietosa della sfera umana, della sua intimità, quella appunto celebrata dal romanzo naturalista e che la fotografia in quel momento metteva a fuoco in maniera del tutto impietosa. Lo stornello, quindi, è un modo di raccontare il mondo. E in questa vicenda, che è una vicenda di passioni e amori, si sta a trovare anche tutta la storia dell'Italia Unita. Per solito l'Italia Unita si raffigura in tutte le varie mostre celebrative con bandiere, labari, stendardi, ma quanto invece si è elaborato nel mondo familiare? E la signorina Batelli Virginia, che suona il pianoforte per cui il signor Lega Silvestro si struggeva sempre disperatamente, era la figlia di un signore risorgimentale d'animo e spirito che aveva un nome che era tutto un programma, Spirito Batelli. Spirito perché all'epoca bisognava che le persone affermassero l'ideale prima di tutto. Insomma, a forza di cantar stornelli si capiva che l'Italia era unita, perché gli stornelli erano quelli che in ogni salotto potevano risuonare. E poi il professor Zisi, che qui ringraziamo, ci ha raccontato gli aspetti più importanti di quest'opera. E mentre l'abbiamo collocata nello spazio che più le spettava del nostro museo, ci aspetta anche di capire come l'opera converserà con le altre che poi arrivano. Perché naturalmente lo stornello, anche alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, sua dimora usuale, conversa con altre scene accanto, che spesso sono scene di guerra.
e soprattutto guarda in faccia dei quadri di Giovanni Fattori, che sono scene di risorgimento cruente, terribili, come lo staffato che va per terra perché viene trascinato dal proprio cavallo. E da questo mondo crudele a questa grazia d'interno sembra che non vi possa essere comunicazione, e invece i pittori si conoscevano, si frequentavano e stavano negli stessi luoghi. La civiltà del caffè è fondamentale perché all'epoca gli artisti al caffè si trovavano. Il caffè Michelangelo a Firenze accoglieva tutti gli artisti giovani, i quali, come accadeva, erano lì a dibattere, a discutere, a essere anche aggressivi, anche per fare una propria rappresentazione quieta, naturalmente, ci vuole un'imposizione. E Silvestro Lega dipingeva questi interni discreti, sensibili, tenui, nel momento in cui andava di moda nella sua gioventù la pittura storica, roboante, di ispirazione romanzesca e manzoniana. Anche in salotto, quindi, si possono fare le rivoluzioni. E mentre l'Italia cambiava se stessa, il salotto restava sempre uguale. E viene in mente un'antica storia da teatro di Alberto Arbasino, che si chiamava L'Unità d'Italia, in cui in un salottino passavano tutti i fatti della storia e tre borghesi, due donne e un uomo, vedevano attoniti gli eserciti che entravano dentro la loro intimità. Ecco, qui si conclude il nostro viaggio all'interno dello stornello di Silvestro Lega, e chiunque voglia saperne di più sul sito troverà ogni possibile informazione. Un saluto da Luca Scarlini, da Museo Nazionale 100 Opere d'Arte della Storia d'Italia di Radio 3. Carlo Sisi ha raccontato Il canto di uno stornello di Silvestro Lega. Museo Nazionale, a cura di Monica Donofrio e Cettina Flaccavento. Regia di Valerio Giannetti. Musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it.